A questo punto passerei la parola al padrone di casa, quindi al sindaco De Paoli, che è coordinatore nazionale ANCI e Crotette. Sindaco, come rappresentante dei comuni, siete in questo momento, no, avete un ruolo particolare, proprio Gargano stamattina nel suo intervento ha detto che a questo punto, in questa fase di rivisitazione e riordino delle amministrazioni e delle competenze, voi siete il soggetto che parla direttamente con la regione e con quella autorità di distretto. Stamattina il sindaco Schipani nel suo intervento ha fatto capire quali possono essere, c'è stato un piccolo assaggio di quali possono essere le difficoltà. Qui a questo punto, in questo ruolo rinnovato all'interno dell'attuale momento, diciamo, anche economico, quali possono essere, quali sono gli strumenti, quali sono le esigenze di cui hanno bisogno i comuni, quali sono le attività, le azioni che possono mettere in campo affinché la loro azione sia più efficace. Sì, grazie. Premetto che non farò un piagnisteo sul patto di stabilità, lo dico subito per piagnisteo nel senso, non lo cito qui. Però la battuta di genere per bambini ce la faccio, infatti non mi perdo una processione. Scherzo, adesso ho finito con gli scherzi. No, allora, la provocazione in effetti del dottor Gargano è molto molto pertinente, anche l'intervento di prima ha centrato effettivamente un punto fondamentale, perché intanto posso dire questo, la questione strumenti è davvero importante, perché riguardo al consumo di suolo, ad esempio, io a Chiara Braga dico davvero abbiamo bisogno di una legge nazionale, perché abbiamo un panorama di leggi regionali troppo diverse per loro. Io personalmente posso dire che quella della Lombardia mi sembra assolutamente inadeguata e quindi abbiamo, questo davvero è un tema che se ci manda un messaggio anche il convegno di oggi è che la complessità in campo ambientale è veramente materia che non si può incasellare nelle frammentazioni amministrative, quindi sì, allora, c'è l'esigenza di uno strumento del genere. Però faccio anche l'altro aspetto. A quanto so, proprio perché parliamo di complessità, c'è un rischio del Mania, cioè del silenzio assenso entro 30 giorni, 30 massimo, 30 con un provvedimento motivato. Ora, io figuriamoci, capisco le esigenze di efficienza, i comuni sono i primi a chiedere tempi certi, però non si può fare una VAS o una via, non si può rispondere una VAS o una via in 30 giorni, specialmente per comuni piccoli. È a rischio di mettere i comuni, di mettere il sindaco alla berlina come quello che non vuol fare le cose o peggio, no, magari le fa e poi appunto scattano le gru, come dicevi. Lei è quindi sindaco di una città con più di 20.000 abitanti, quindi da poco le toccano pure le valutazioni di incidenti. Sì, infatti appunto non me lo ricordo, sì. Se penso alle strutture che abbiamo. Adesso, a parte tutto, effettivamente la questione della certezza dei tempi è vero, è un elemento fondamentale, però tieniamo conto l'altro aspetto, perché davvero gli interventi di prima, tutti molto, molto pertinenti, molto interessanti, hanno tracciato un quadro di questo tipo. Dopodiché non mi nascondo dietro un dito, se siamo qui la sindaca Schipani e io, perché veniamo anche da un certo mondo, a me fa anche piacere, davvero, trovo strategico il fatto che oggi agricoltura e ambientalismo parlino quasi sempre la stessa lingua, perché se penso un po' di anni fa, quando insomma, il rapporto era molto più pulito, questo invece è veramente strategico, e comunque il suolo agricolo abbiamo capito che ha un valore a prescindere in termini di permeabilità del suolo, eccetera, eccetera. Detto questo, gli strumenti, sì, allora, nel momento in cui appunto c'è questo superamento della fase delle province, è più che mai vitale pensare a una forma di area vasta che sia basata su aspetti territoriali. Cosa su cui siamo molto indietro invece, devo dire. Perché? Perché le tematiche di bacino si affrontano giustamente in sede di bacino. Dovrebbero essere così anche gli ambiti territoriali per l'idrico, che invece in genere coincidono con le province. Capisco la difficoltà di farlo diversamente, però la logica dovrebbe essere quella. Abbiamo bisogno di strumenti che mettano insieme i comuni. Davvero io adesso parte le battute sempre la responsabilità. Quando appunto gradualmente le province saranno, uso
il termine smantellate, ma non è giusto, però per capirci, i comuni capoluogo come il mio avranno una responsabilità molto forte. E speriamo per loro di avere anche una struttura tecnica e dirigenziale adeguata ad affrontare la complessità. Dato che possiamo trarre un esempio, poi chiudo davvero. Vi dico, ad esempio, l'esperienza di alcuni parchi regionali, secondo me, sono un elemento assolutamente di rilievo e da tenere presente. Faccio un riferimento personale, mi ricordo molto in quello che diceva Sorriso, ovviamente, essendo la prima provincia produttrice di legno in Italia. Se voi guardate la foto aerea della Pianura Padana, qual è l'unica striscia di non urbanizzato? È quella del parte del Ticino. Cioè, l'unica, no, ci sto esagerando, però le foreste planiziali, quindi dove sono? Sono lì. Questo, dopodiché, se voi chiedete ai miei cittadini cosa pensano del parco del Ticino, mi diranno peste e corna perché non possono cambiare l'infisso della persiana che non fa la paesaggistica. E questa è una cosa che va corretta, sia chiaro. Però il fatto che sulla sponda lombarda del Ticino ci sia un'area di 5-10 km non costruita, allora, lì è un esempio in luce di pianificazione di area vasta. Ecco, andiamo a cercare, direi, questi strumenti, queste pratiche e, fra virgolette, io dico da sindaco, costringiamo anche i comuni a mettersi insieme in questo. Altrimenti, dico la dottoressa Bussettini, lei mi ha fatto vedere al volo in una diapositiva, altrimenti non è un parossismo quello del pulire i fiumi, assicuro, non è un parossismo. Tutti i giorni i cittadini dicono bisogna pulire il fiume, loro dicono tirare via la ghiaia perché c'è nel fiume, se la porta il fiume se la porta via, il problema è che se non se la porta via regolarmente perché non siamo interessati. Allora, se riusciamo a giocarcene in questa chiave, anche i comuni credo ci sono, altrimenti il rischio dello scollamento c'è. Bene.